Eccoci qua nella cucina del Grigio. Il Grigio Chef sono io. Come ingredienti semplici, grande effetto. Oggi la ribollita. Cosa serve? 300 g di carote, 300 g di sedano, 2 cipolle, 500 g di cavolo nero, 300 g di fagioli cannellini cotti, 200 g di salsa di pomodoro, 300 g di pane toscano, olio, sale e pepe. E per aromatizzare l'olio utilizziamo 2-3 spicchi d'aglio, una decina di grani di pepe e della salvia e del rosmarino. La ribollita, questa è la zuppa tipica toscana. Io partirei subito con il soffrettino delle verdure, quindi filo d'olio, bel pentolone perché dobbiamo poi mettere il cavolo che fa volume. Subito la cipolla, ecco qua, ribollita perché prima si cucinavano tutte, magari anche il giorno prima si faceva il pentolone delle verdure, si lasciava poi bollire, quando era poi cotto si lasciava riposare e il giorno dopo col pane raffermo si univano le cose e si faceva ribollire, quindi da lì ribollita. Dunque, mentre le nostre verdurine appassiscono, noi prepariamo l'olio aromatizzato che poi andiamo a utilizzare per insaporire la zuppa, quindi un bel po' di olio, un dito d'olio mettiamo, e prepari magari quell'aglio di una schiacciatina che sistemiamo. Guardi, sì, vabbè, dai. Lo apriamo, lo lasciamo in camicia, tutti e tre, una decina di grani di pepe, le nostre erbette aromatiche, forse ci avevamo dimenticato di dire che c'era anche una foglia d'alloro. Mettiamo anche il cavolo, lo lasciamo passire, qua, 2 minuti e poi siamo pronti. Oh, perfetto, il cavolo si è bello passito. Ah, ecco, dunque la quantità di fagioli l'abbiamo, metà li lasciamo interi, metà invece li abbiamo frullati, quindi esatto, bravissimo. Pomodoro, dell'acqua per ricoprire bene tutto, lasciamo andare 5 minuti e poi finiamo. Quando inizia a bollire la nostra zuppetta, cosa facciamo? Mettiamo gli ultimi 2 ingredienti, quindi prima i fagioli, quelli che abbiamo lasciato interi, e poi il pane raffermo. Qui, vabbè, a me piace un po' più liquida, quindi ne metto meno, se a lei piace più spessa, mette più pane, più spessa? Non avevo dubbi. Benissimo, quindi mettiamo il pane, metto meno. Aggiustiamo di sale, tritatina, vada. Vai. Bene, e a questo punto lasciamo terminare per circa 40 minuti. Benissimo, siamo pronti. Oh, senti che profumo. Buono. Qui abbiamo l'olio, filtriamo e versiamo all'interno della nostra ribollita. Spettacolare. Ecco qua. Qua ci siamo. Perfetto, sì. Pane che abbiamo fatto tostare. Io metto anche un po' di formaggio di grattugia, a me piace, quindi un filo d'olio crudo non ci sta mai male, per chiudere. E a questo punto, cotto, speriamo. La ribollita, che oggi faccio.